Centra Tireleni? Sì, pronto, buongiorno. Un bambino di 3 anni. Sì, cosa ha fatto? Credo abbia ingerito 2, forse 3 compresse della pillola della pressione di mio padre. Sì. Proprio 5 minuti Un fa. attimo di Cosa devo distrazione e fare? scatta l'emergenza. Un bambino che ingerisce accidentalmente dei medicinali o un adulto che entra in contatto con sostanze tossiche. Per far fronte ai rischi, da 40 anni, su tutto il territorio nazionale sono attivi i centri antiveleni. In Italia i centri antiveleni ricevono circa 100.000 chiamate l'anno, di cui la metà non costituiscono un problema in quanto si tratta di situazioni non pericolose. In questo la funzione del centro antiveleni risulta fondamentale in quanto evita che i potenziali pazienti si rivolgano al pronto soccorso o ai medici di base. La stragrande maggioranza dei casi riguarda i bambini, nella fattispecie la fascia d'età compresa tra 1 e 5 anni. L'uso improprio di medicinali e il contatto con sostanze tossiche tenute in casa, come smacchiatori, detersivi e altro, sono le due principali categorie di emergenze. Per fortuna Sì, non ho sempre è capito. necessario rivolgersi al pronto soccorso. Con voce Come calma mai, e mi tranquillizzante, spiace. gli operatori dei centri antiveleni possono dare per telefono le indicazioni per affrontare al meglio queste situazioni. Altri casi, invece, possono essere molto più pericolosi. Esistono intossicazioni che si verificano più frequentemente in certe stagioni, ad esempio alla fine dell'estate, con l'inizio dell'autunno, in dipendenza anche della bontà della fioritura, classicamente siamo esposti a molte intossicazioni da funghi, soprattutto a causa di funghi raccolti, e non controllati da micologi. I sintomi di un'intossicazione da sostanze assunte per via orale sono nausea, vomito e dolori addominali. In caso di contatto oculare invece c'è lacrimazione, arrossamento degli occhi e dolore. In caso di contaminazione invece cutanea può prodursi un semplice arrossamento della pelle, fino invece a quadri più preoccupanti nel caso delle sostanze caustiche in cui possono prodursi delle vere e proprie ustioni. Negli ultimi anni si sono moltiplicate le chiamate relative all'abuso delle nuove sostanze stupefacenti, 280 molecole identificate dal 2009. Vengono assunte assieme ad alcol e a droghe tradizionali, un cocktail talvolta micidiale. Queste sostanze portano a stati appunto di allucinazione, quindi ad uno stato di iperattività del sistema nervoso, ad uno stato di iperattività del sistema cardiovascolare e del sistema respiratorio. Sono sostanze che facilmente vengono reperite, soprattutto su internet. Molte volte si reperiscono i cosiddetti principi attivi, ovvero sia le sostanze, diciamo, di base, che poi dopo vengono in qualche modo assemblate in un laboratorio fai da te, fatte in casa, con tutti gli errori che questi possono comportare e con tutta la pericolosità che questa si può intuire. In casa la sicurezza inizia da noi. In presenza di bambini, meglio riporre medicinali e prodotti per la casa in armadietti chiusi o posti in alto. Gli adulti invece tendono a confondere bottiglie d'acqua in cui è stato messo qualche altro liquido. Meglio evitare questa abitudine, oppure indicare chiaramente con un'etichetta il contenuto. In caso di emergenza, chiamare il centro antiveleni e lasciar perdere il fai da te. Non indurre il vomito è una delle prime cose che non bisogna assolutamente fare perché questo significa rischio di inalazione del vomito, quindi passaggio di sostanze contenute all'interno dello stomaco nelle vie aeree. Sicuramente non dare il latte, almeno nella stragrande maggioranza, diciamo, delle intossicazioni, a meno che non si è sentito il medico o un centro antiveleni che abbia dato indicazione, perché in questo caso ci sono alcune sostanze che vengono facilitate, nella loro assunzione dalla somministrazione del latte.